Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa, oggi con i consiglieri Roberto Morroni, Forza Italia, Buonasera. Carla Casciari, Buonasera. Partito Democratico. Buonasera. Eh, vorrei aprire con l'attualità, la politica e comincio da Carla Casciari perché eh, notizie di stampa, notizie e di, rumors diciamo, di maggioranza affermano che eh, ci sarebbe la possibilità da parte della Giunta regionale di conferire qualche eh, diciamo, mini delega anche ai consiglieri regionali. C'è cioè, in vista una novità strutturale che riguarda la politica Umbra, le istituzioni? Sì, eh, grazie che mi ha dato diciamo così, questo, il modo di parlare un attimo di questa cosa. Eh, sicuramente il Partito Democratico ha bisogno di tornare insomma, tra le persone, gli esiti delle, delle, delle ultime eh, consultazioni elettorali ce lo hanno detto a gran voce. Dall'altra parte, eh, la Regione Umbria, eh, l'Assemblea legislativa della Regione Umbria ha deliberato prima fra tutte le Regioni con la, spending, con la Spending Review una diminuzione del numero di assessori e, quindi, a oggi gli assessori sono 5, eh, sono un po' sovraccarichi di deleghe e talvolta non riescono a seguire tutto quello che dovrebbero seguire perché, magari, appunto, diciamo, spostamenti. Eh, vari su Roma e quindi spesso eh, c'è la necessità eh, di una presenza più forte nei territori. E questo delle, diciamo così, delle, di consiglieri delegati senza con potere di rappresentanza è un'idea di cui ne abbiamo parlato nel gruppo eh, consigliare, non tutti i consiglieri sono d'accordo. Eh, però me e altri consiglieri hanno sollevato eh, questo tema che potrebbe diciamo così, servire un po' a, a essere più vicini ai territori e essere un po' più eh, presenti sulle, mh, sulle questioni che interessano i cittadini e che ci vedono coinvolti come Assemblea legislativa e come Giunta regionale eh, in prima persona. Quindi è un tema che tratteremo sicuramente alla prossima riunione di, mh, di, di maggioranza. Sentiremo un po' se c'è una maggioranza eh, e se si può portare avanti questa, questa ipotesi eh, di eh, appunto delegare i consiglieri eletti su alcune materie. Borroni, per il centrodestra le elezioni hanno portato dei risultati ottimi anche in Umbria, con le ultime elezioni comunali, anche se mh, guardando un po' i numeri il traino è la Lega come partito. Allora, lei è il capogruppo di Forza Italia, Forza Italia si sta riorganizzando, ecco, che ruolo eh, gioca in questo momento particolare? Sì, beh, intanto mh, esprimiamo soddisfazione per eh, i risultati di quest'ultima tornata elettorale che, come lei ricordava, anche in Umbria hanno testimoniato un'importante avanzata del centrodestra di cui Forza Italia è parte importante nonostante l'attenuazione dei consensi che lei richiamava. È un centrodestra a trazione leghista, eh, non va dimenticato però che la coalizione si regge e dà la sua anima proprio grazie all'innesto e al contributo di una forza importante qual è Forza Italia, naturalmente noi abbiamo dinanzi eh, la necessità, il dovere di imprimere un cambio di passo al nostro partito, dobbiamo reagire a questo momento con un eh, rilancio che deve essere sia politico ma anche e soprattutto organizzativo, perché il nostro partito eh, è stato più volte no, tacciato di essere un partito liquido, un partito non ben strutturato. In questo giudizio c'era naturalmente anche un fondamento di verità perché il nostro è stato un partito basato su una fortissima leadership eh, a livello nazionale. Credo che in questa fase però occorra ecco, compiere questo salto di qualità, strutturarci in maniera diffusa nel territorio, anche perché abbiamo un personale politico devo dire qualificato di primo ordine, abbiamo tanti nostri amministratori che stanno facendo molto bene, questo vale sia per la nostra regione che su scala nazionale, quindi ci sono le risorse umane e soprattutto a tutt'oggi mantiene intatto il suo valore, quello che è il patrimonio ideale e valoriale su cui si fonda Forza Italia, che è il patrimonio di una forza popolare, di una forza riformista, di una forza liberale. E quindi per questi motivi ritengo che si debba procedere con molta determinazione e di buona lena ad una rapida riorganizzazione del partito per far sì che questi valori possano mantenere la loro forza e il loro vigore nell'Italia di oggi e nell'Italia di domani. Una cosa accomuna entrambi voi consiglieri ed è l'organo di controllo di Palazzo Cesaroni, il comitato che deve verificare e vigilare sulle attività di tutta l'amministrazione regionale. Spetta, eh, come vuole la regola, la, il regolamento interno, alla forza di opposizione, di minoranza, ed è appunto presieduto da lei, Roberto Morroni, capogruppo di Forza Italia, che ha appena preso questo incarico. La vicepresidenza, al contrario di come avviene nelle altre commissioni, spetta la maggioranza e la vicepresidente è Carla Casciari. Quindi la domanda è per entrambi. Avete appena iniziato questo lavoro con un organo rinnovato. Eh, spiegate ai cittadini che cosa è questa attività, che cosa controllate, verificate, monitorate, quali sono i prossimi passi. Sì, con molto piacere perché credo che il Comitato eh, rappresenti un momento estremamente rilevante all'interno dell'organizzazione dell'Assemblea. Quali sono intanto i compiti di questo Comitato? Beh, il Comitato è un compito di tutto rilievo perché deve verificare L'attuazione innanzitutto delle leggi eh, e questo è un tema che, che apre una finestra molto interessante anche su quelle che sono le dinamiche di sviluppo delle assemblee legislative. Cioè eh, non viviamo più una stagione dove alle regioni è richiesta una grande capacità nel produrre leggi. No? Questa attività naturalmente subisce un rallentamento mano a mano che si consolida l'esperienza regionale. Quello che diventa però importantissimo è controllare che la produzione legislativa che viene realizzata o che è stata realizzata trovi una puntuale attuazione, così come verificare gli effetti di questa produzione legislativa, perché non sempre gli effetti magari sono in linea con quelle che potevano essere le aspettative o i propositi dell'impianto normativo varato. Quindi questo è sicuramente uno dei compiti fondamentali, quello di verificare l'attuazione delle leggi, così come Verificare anche l'attuazione dei pronunciamenti dell'Assemblea, quindi mi riferisco all'attuazione delle mozioni, delle risoluzioni, degli ordini del giorno. Altro fronte egualmente rilevante è quello che attiene il controllo sull'attività, quindi una sorta di monitoraggio appunto, sull'attività degli enti eh, partecipati dalla Regione, le società partecipate, e questa anche è anche una partita estremamente significativa dove appunto il Comitato è chiamato a svolgere la propria funzione. Da ultimo, ma di certo non per importanza, anche un'attività di verifica del rispetto di alcuni obblighi informativi che vi sono nei confronti dell'Assemblea, quindi da parte anche dell'esecutivo, della Giunta. Insomma, un pacchetto di compiti, credo, di, estrema, di estremo significato che servono a garantire... E a vigilare sull'efficacia e sull'efficienza di quanto viene fatto in seno alla Regione dell'Umbria, sia in seno all'Assemblea che, come dicevo poc'anzi, allargando l'orizzonte anche agli enti e alle società partecipate della Regione. Ecco, avete appena cominciato, però, Casciari, c'è già qualche atto su cui state vigilando, qualche eh, proposta, qualche, ecco una linea avete già intrapreso, immagino. Sì, intanto faccio diciamo così, gli auguri di buon lavoro al neopresidente, certo, certo. ehm, perché, come diceva, è un'attività importante eh, che noi consiglieri siamo tenuti a svolgere, cioè quella appunto eh, di efficacia della legge, eh, di verificare poi se gli obiettivi e i risultati che una legge eh, o anche un provvedimento eh, della Giunta eh, ha o meno raggiunto. Eh, siamo, diciamo, il Presidente ha ereditato il lavoro un po' eh, del Past President che eh, insieme al Commissario aveva definito diciamo, dei punti da approfondire. L'ultimo eh, che ci ha visto mh, appunto insieme... Eh, concordi a quello eh, di approfondire la questione mh, dei pagamenti eh, del PSR e quindi dell'agricoltura riguardo soprattutto, lo avrete sentito, eh, a dei ritardi dovuti all'ente pagatore che è Agea. Quindi insieme approfondiremo eh, questo tema che vede coinvolte alcune, eh, non tantissime, aziende agricole, imprese. Eh, mh, e che è eh, dovuta a un fatto probabilmente si dice tecnico, eh, appunto relativo al sistema informatico di AGEA, ma che non può condizionare certamente la vita, perché si tratta appunto della sopravvivenza di alcune imprese agricole, soprattutto quelle più piccole, eh, che devono eh, necessariamente eh, essere eh, pagate perché sono eh, diciamo, vincitori di eh, un. Di un, uh, di un bando uh, sul appunto, piano di sviluppo rurale. Quindi insieme approfondiremo questo tema, già la Giunta uh, si è espressa, uh, mi auguro, io insieme al Consigliere Leonelli abbiamo anche promosso una mozione che mi auguro venga discussa al più presto per utilizzare la nostra finanziaria quindi GEPA fin eh, in quei casi nei quali per cause tecniche dovute appunto all'ente non sono rientrati eh, i fondi necessari all'azienda agricola e quindi insieme vedremo anche di trovare le soluzioni perché eh, servono soluzioni insomma veloci. Quindi eh, o ripartono i pagamenti eh, eh, di Agea e mi sembra che insomma, alcuni sono già stati sbloccati, o dall'altra parte, nei casi più complessi, magari utilizzare la nostra finanziaria per fare gli anticipi. Ecco, volevo chiedervi, non vorrei fare eh, la trasmissione troppo tecnica in politichese, però c'è un argomento di cui pochissimo si è parlato, perché non è così brillante e interessante, l'attribuzione di nuove forme di autonomia a questa regione, alla regione Umbria, secondo certi criteri, cioè la regione Umbria può fare delle cose, ma su molte materie la competenza è dello Stato e questo è stabilito dalla Costituzione. Ultimamente l'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato un documento, una risoluzione tecnicamente, in cui si impegna tutto l'apparato, tutta la struttura ad avere le maggiori eh, forme di autonomia. Ecco, Morroni, entriamo nel particolare. Come una maggiore autonomia di questa regione? Sì, quello del, del rilancio del regionalismo è un tema eh, attuale ed è un tema di grande rilevanza. Vale la pena forse ricordare che si è aperto un po' questo fronte. No, grazie alle iniziative di Lombardia e Veneto che eh, hanno aperto appunto questo terreno di impegno anche attraverso dei passaggi referendari. Altre regioni, come è stato, per esempio, l'Emilia Romagna, le Marche e la stessa Umbria, hanno intrapreso un'altra strada che però è orientata allo stesso obiettivo, vale a dire quello di costruire spazi più ampi, quindi nuove forme e condizioni di autonomia che si ritengono fondamentali, necessarie perché. La revisione dell'architettura istituzionale del nostro Paese è una delle tappe necessarie se si vuole rispondere in maniera efficace anche ai cambiamenti della società e alle nuove istanze che stanno prepotentemente anche avanzando dalla base del contesto sociale e economico e quindi che richiedono una maggiore vicinanza tra i poteri decisionali e quelle che sono appunto le problematiche che le comunità vivono. Credo che questa opportunità sia stata ben colta dalla Regione dell'Umbria. C'è stato un dibattito, credo, costruttivo all'interno prima della commissione e poi anche all'interno dell'Assemblea legislativa che ha determinato il varo della risoluzione che lei richiamava poc'anzi e come Forza Italia abbiamo dato un contributo importante perché la proposta originariamente presentata dall'esecutivo della giunta regionale è stata integrata e arricchita da eh, alcuni punti che noi abbiamo presentato all'interno del confronto eh, in seno alla Commissione, che poi sono stati approvati dalla Commissione e sono stati approvati anche dall'Assemblea e quindi l'Umbria intanto si potrà presentare alla trattativa con il Governo centrale con una posizione che è espressione dell'Assemblea all'unanimità e quindi questa è una condizione politica fondamentale. Dove abbiamo come dire, allargato la proposta dell'esecutivo della giunta regionale su tre tematiche che riteniamo essenziali. Sono tre tematiche che in base a quanto disposto dalla nostra carta costituzionale sono oggetto di legislazione concorrente, quindi, come dire, le regioni possono acquisire degli spazi e ci è sembrato giusto prevederli e sono i temi del commercio con l'estero per la nostra regione fatta di piccole e medie imprese, il fronte delle esportazioni e quindi il commercio con l'estero riteniamo che abbia una valenza centrale, strategica e quindi su questo ambito sviluppare azioni più specifiche che tengano conto delle condizioni del nostro tessuto economico e produttivo riteniamo che sia un passaggio importante. Altro tema, se mi permette vado velocemente, commercio con l'estero, ricerca scientifica, innovazione tecnologica, anche questi due ambiti però con un occhio particolarmente rivolto al mondo produttivo. L'Umbria è chiamata a riconnettersi con più velocità con il futuro, quindi dobbiamo come dire, fare un balzo in avanti molto, molto forte in termini di ricerca, di innovazione, sono i terreni sui quali si giocherà la partita del futuro. E da ultimo, quindi un occhio anche, oltre che allo sviluppo economico, anche alla coesione sociale, alla luce delle nuove dinamiche che soprattutto sul fronte demografico lasciano intravedere situazioni di una certa criticità. Quindi un impegno sul fronte della previdenza complementare e integrativa proprio per disinnescare quelle che sono delle tensioni che sul piano sociale all'orizzonte si possono intravedere proprio come conseguenza delle dinamiche in atto sul piano demografico. Carla Casciari, ci sono degli spazi perché l'Umbria acquisti una maggiore autonomia? Quali sono le urgenze, i campi? Ma, eh, il Consigliere Morroni ha messo in rilievo soprattutto quello che diciamo, l'Assemblea legislativa, anche con i suoi emendamenti, ha voluto introdurre. Però i temi forti sono la sanità, la valorizzazione eh, del patrimonio culturale, eh, del nostro patrimonio culturale. Eh, la, la leva del sapere, e poi magari cercheremo di spiegarle meglio, è anche una certa autonomia per quello che riguarda la tutela dell'ambiente, la prevenzione del rischio sismico e la prevenzione del rischio idrogeologico. Nel primo caso la sanità, la regione Umbria, essendo una regione benchmark, chiede... Eh, di non avere i vincoli delle regioni con i piani di rientro e quindi l'autonomia significa non avere più tetti di spesa sul personale, non avere più tetti di spesa come lo hanno le altre regioni, eh, per esempio sulle convenzioni coi privati, eh, significa anche avere una certa libertà di autonomia sui bilanci delle aziende ospedaliere, per esempio, tanto per toccare dei temi che interessano poi la quotidianità delle persone. Eh, sulla leva del sapere, eh, per esempio, eh, la Regione Umbria ha sperimentato una tra le prime regioni gli istituti tecnici superiori, quindi, ehm, come dire, si è cimentata anche con investimenti importanti insieme alle imprese e insieme all'università per eh, creare delle figure tecniche che potessero essere spese meglio nel mondo del lavoro e lo ha fatto appunto in sinergia, quindi con stage ne direttamente nelle imprese. Eh, questo ha portato dei tassi di occupazione molto più elevati rispetto, magari, a una figura meno professionalizzata ma ugualmente qualificata e chiede appunto di avere più libertà in questo ambito e anche nella formazione duale quindi di avere un rapporto diciamo di avere più libertà tra scuola eh, mondo del lavoro e eh, diciamo università quindi di, di avere la possibilità di creare delle sinergie territoriali che possano far crescere quei profili che servono alle nostre imprese o dall'altra parte mi viene in mente la sismica, eh, perché appunto il tema del modello Umbro, sembra, del, il terremoto del 97, sembra essere messo in discussione oggi dalle norme nazionali, eh, c'è stata una sentenza che ci eh, diciamo come dire. Mh, Destruttura il nostro modello rispetto alle autorizzazioni sulla sismica, chiediamo di avere una maggiore autonomia. È stato un modello vincente e eh, chiediamo che, di poter continuare, per esempio, in, in quella direzione. Queste sono un po' forse gli architravi fondamentali eh, delle richieste che, eh, come ha ricordato il consigliere. Non sono state fatte con un referendum così tanto per, ma eh, secondo la via che ci permette la Costituzione, quindi di una trattativa diretta eh, rispetto alle possibilità che l'articolo 116 dà alle Regioni. Siamo mh, il tutto eh, naturalmente con una collaborazione con le nostre Regioni vicine, soprattutto le Marche. Eh, perché crediamo che appunto su alcuni temi, penso al lavoro, siamo eh, appunto alle imprese, siamo molto simili quindi Insomma eh, avere un quadro anche di investimenti, eh, protezione civile, eh, rischio idrogeologico eh, diciamo, che ci accomuni può essere anche un valore aggiunto per entrambe. E certamente rischio idrogeologico e sismico ci accomunano purtroppo con la regione Marche e non solo e chi meglio delle regioni colpite può amministrare in regime di urgenza e di necessità. Eh, tutta la popolazione ha visto le differenze tra il terremoto del 97 e quello che è successo dopo. Come è stato gestito? E l'ultimo con quelle strade ancora interrotte, spezzate con le voragini che chiedono un intervento e che appunto bisogna velocizzare. Ecco, è importante l'impegno della politica. Ricordo anche che tutte le cose di cui abbiamo parlato sono dovute anche al fatto che non tutte le regioni italiane sono uguali, si comportano allo stesso modo, hanno bilanci differenti, impegni di spesa per alcune regioni enormi. L'Umbria in questo è tra le più piccole e quindi il fatto dei conti alla fine può essere un vantaggio in una trattativa col governo che ha già riconosciuto le, le bontà appunto di come vengono amministrate certe regioni, tra cui anche la nostra. Lo volevo ricordare perché è un paradigma che poi sarà utile nel nella trattativa eh, con il governo. Rimango da lei Carla Casciari perché mh, entriamo nel sociale, un argomento che naturalmente eh, anche chi la conosce sa perché lo segue in maniera approfondita e eh, anche perché un, eh, la giunta regionale ha dato notizia di un bando pubblico da 6 milioni di euro per il sociale, per il welfare, cioè per la gente. Che ha bisogno di determinati servizi. Ecco a chi andranno questi soldi? Che non sono mai tanti perché sono tante anche le necessità, però insomma è una bella cifra che può essere inserita, è un di più, no? questo che va nel capitolo del sociale. Allora, a lei la parola su questo. Sul welfare. Sì, grazie. Eh, beh, il tema questi, Queste risorse sono risorse del Fondo Sociale Europeo, quindi fanno parte della programmazione 2014-2020, di cui si sta parlando in modo intensivo anche questi giorni. Eh, sono una parte eh, che eh, la Giunta regionale aveva destinato eh, al sociale, perché in totale sono quasi 57 milioni, adesso più o meno. Eh, che vanno appunto dalla istruzione, dall'inclusione scolastica fino all'innovazione sociale. Queste risorse fanno parte eh, appunto di un filone importante che è quello dell'innovazione sociale. Sono 6 milioni a disposizione eh, degli enti del terzo settore, quindi associazioni, volontariato, imprese sociali, cooperazione e soprattutto comuni che saranno eh, i principali attori. È una grande sfida. È una grande sfida perché diciamo, anche le amministrazioni comunali devono cominciare a lavorare in un'ottica un po' diversa, non è quello del servizio e del compenso, è quello della progettazione, della realizzazione e della valutazione dell'efficacia degli interventi. Si parla di innovazione, quindi è una sfida anche per la cooperazione. Per noi la cooperazione e il volontariato è un settore molto forte in Umbria, la cooperazione ha circa 6.000 addetti. Eh, è una grande sfida perché diciamo come dire, eh, li invita anche a pensare in modo diverso i servizi. Eh, I bisogni cambiano anche in Umbria, siamo una regione che ha visto degli sconvolgimenti importanti, le grandi crisi industriali, nuove povertà. Eh, anche emergenze sociali diverse, penso agli adolescenti, quindi c'è bisogno di servizi più smart, c'è bisogno di servizi più vicini alle persone e in questo eh, la grande sfida di questo bando importantissimo è eh, cerchiamo di dare risposte nuove, le risorse ci sono, ora le amministrazioni comunali insieme al terzo settore devono presentare i progetti che saranno finanziati anche in modo importante perché insomma, ogni progetto mi sembra che può arrivare a 250 mila euro, quindi eh, sarà un modo diverso di vedere eh, il welfare, e ci sono competenze importanti in Umbria, eh, ci sono comuni che diciamo, sono anche avanti, servirà anche per trascinare quelle amministrazioni comunali un po' più pigre nel, nell'innovare. Perché i tempi cambiano, c'è bisogno di un nuovo protagonismo. Fino a qualche tempo fa si diceva sussidiarietà, quando anche la gente deve entrare in contatto con gli strumenti della politica. Morroni, su questo eh, immagino lei avrà anche da dire, perché è un tema trasversale, non è politico. L'impegno nel campo del sociale per una regione che ne ha bisogno. Ricordo anche, e mi sono dimenticato di farlo: si tratta di progetti sperimentali, lo ha specificato Garda Casciari, appunto, innovazione perché cose e forme nuove, e rivolte insomma anche alla gente, a chi usufruisce in una regione poi che è dove il tasso di anzianità si sta estendendo moltissimo, il che è tutta salute ovviamente, i nostri anziani sì. vivono più a lungo, positivo, sono tanti, eh. ci sono più bisogni, più servizi servono. No, questa è un'opportunità preziosa, è un'opportunità preziosa per l'entità delle risorse economiche in ballo, per le finalità che queste risorse perseguono. Ed è naturalmente una sollecitazione importante per una rete di protagonisti, di soggetti che venivano prima ricordati. È una sfida per loro, una sollecitazione a mettere in campo anche una capacità innovativa nel guardare alla mappa dei bisogni e delle esigenze che sono in parte, come dire, alcune storiche tradizionali che ci sono da sempre e continueranno ad accompagnarci. Altre invece sono nuove perché sono frutto delle, delle problematicità, dei cambiamenti in atto. Quindi si richiede anche qui una diversa capacità di lettura e soprattutto la capacità di mettere in campo degli interventi diversi, innovativi. Ecco, il messaggio dell'innovazione sociale credo che sia uno dei messaggi più forti che da questi provvedimenti e da questa opportunità possono riversarsi nel territorio e nell'insieme delle istituzioni, ma anche dei protagonisti da sempre, tradizionali, gli attori. Del sociale, che sono appunto le cooperative, e le associazioni di volontariato. Diciamo che abbiamo una ricchezza importante da questo punto di vista perché sono risorse umane, sono bagagli esperienziali sicuramente significativi. Oggi hanno un'occasione in più per irrobustire le loro pratiche e per dare prova che la regione dell'Umbria e la comunità regionale nel suo insieme, anche con una sussidiarietà che trovi concretezza e forme di espressione di valore e di qualità può guardare al futuro e alle sfide con una capacità di governo di questi fenomeni. Consigliere, ci sono solo due minuti, quindi eh, le prossime due domande, una ciascuno saranno da una risposta di meno di un minuto, io devo essere veloce a fare la domanda. A lei chiedo, canoni di concessione delle acque minerali, uno dei suoi primi interventi appena preso possesso qui del posto in regione, eh, L'ambiente, è una questione delicata, la sua posizione sui, eh, su questi canoni di concessione, sullo sfruttamento di questa grande ricchezza dell'Umbria e cosa ne viene all'Umbria? Allora, alla regione dell'Umbria parecchio, perché per molti anni, fino a pochi mesi fa, la regione era sostanzialmente eh, il soggetto eh, nelle cui casse confluivano i canoni che le aziende eh, versano, che le aziende di imbottigliamento della Pemina riversano. A settembre dello scorso anno è stata varata una legge di revisione diciamo così, della normativa sulla materia che ha previsto un cambiamento significativo, nel senso si riconosce ai comuni che sono appunto sedi di, di, di aziende che imbottigliano l'acqua minerale di poter avere una parte di questi canoni. C'è un piccolo problema, la legge è stata fatta ma non sono stati fatti i regolamenti attuativi per cui ad oggi la legge non è applicabile. Ecco, ritorniamo anche allora, al tema al quale siamo verificare partiti: se funziona, verificare no? non basta fare le leggi, poi bisogna anche attuarle. Quindi è una mancanza, ritengo, grave della giunta regionale. Ho uh, ritenuto opportuno sollevare questa questione. Ho presentato un'interrogazione, in questo mese avrò modo di ascoltare l'assessore competente che dovrà rispondere all'interrogazione. In Ma mi auguro che al di là di tutto questo ci sia una adozione rapida di questi regolamenti perché è giusto che i territori, stiamo parlando di 11 comuni dell'Umbria che appunto sono sedi di attività eh, di imbottigliamento delle acque minerali, comunque aree di concessione, possano godere in parte delle risorse che eh, appunto vengono versate da queste aziende. Stiamo parlando di una percentuale che va dal 30 al 40% dei canoni che vengono pagati dalle aziende, quindi cifre e Ringenti, risorse importanti per ingenti. i comuni. Carla Casciari in pillola. Eh, ce la farà Carla Casciari, il Presidente Solinas, tutti i membri della Commissione Sanità dell'Assemblea Legislativa a immettere nel piano eh, sanitario nuovo tutta la marea di idee che avete tirato fuori che non posso riassumere perché riguardano eh, tutta la popolazione. Speriamo di sì, sicuramente quello della terza commissione è stato un lavoro intenso, anche molto interessante, di confronto anche con la società civile, eh, questo deve fare la politica, quindi aprire un po' le porte, abbiamo fatto molte audizioni, eh, saremo attenti perché il nuovo piano sanitario eh, sia calato nella realtà, questo dovrà essere, eh, penso soprattutto alla psichiatria, alla disabilità, ma anche... Eh, altri temi che abbiamo trattato, trattato dai cinghiali fino ad eh, altri temi di, di stretta attualità, eh, credo che appunto, sia un segnale positivo di apertura, eh, siamo in continuo eh, confronto con l'assessore competente, quindi ci auguriamo e eh, anzi vigileremo anche qui ancora un'altra volta perché il piano sanitario sia un piano veramente attuale. Bene, ringrazio i consiglieri, naturalmente voi che ci avete seguito da casa oppure in rete, a seconda della vostra fruizione. Appuntamento alla prossima settimana.